delle birre artigianali è in crescita in Italia come in Abruzzo. Far conoscere e valorizzare le piccole realtà artigianali della nostra regione è lo scopo del primo festival delle birre artigianali, che è stato ideato e portato avanti da Regione Abruzzo con ARAP in qualità di braccio operativo. Due giorni al Palabeci, porto turistico di Pescara, due giorni a tutta birra. Mariella Iommi, vicepresidente di ARAP, e l'ARAP, che è il braccio operativo della regione, si impegna sempre per l'internazionalizzazione dei prodotti abruzzesi, in questa sede si è impegnata per realizzare questo primo festival. Sì, per noi è veramente una grande soddisfazione essere indicati anche in questa legge regionale di recente in materia di birre, di promozione delle birre artigianali e delle birre agricole. È un onore, ecco, essere sempre al fianco della regione nell'organizzazione di questi eventi che tendono e puntano alla valorizzazione dei prodotti e in generale di quello che è il marchio Abruzzo, quindi a 360 gradi, quindi non solo poi in questo momento storico sarà la birra artigianale per questo primo evento che io mi auguro potrà ripetersi nel corso degli anni e sarà itinerante per tutta la regione, ma anche per futuri appuntamenti per i quali noi ormai la nostra struttura è pronta e ha acquisito un'expertise notevole. Vincenzo D'Inceco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, si è una partenza, possiamo dire, facendo anche una battuta, ma è la verità, una partenza tutta birra per questo festival che nasce anche per una legge regionale che lo consente. Esatto, nel 2021 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una legge quadro sulla promozione della birra artigianale, agricola e artigianale. Io sono stato il primo firmatario di questo progetto di legge perché abbiamo pensato appunto che l'Abruzzo, che ha in fermento da diversi anni nel settore, dovesse raggiungere anche il quadro normativo che tante altre regioni avevano fatto negli ultimi anni nel settore specifico, e quindi abbiamo pensato di aprire questo dibattito. La legge è operativa e questa è la prima edizione di questo festival, che sarà itinerante e sarà il luogo dove promuovere i birrifici agricoli artigianali abruzzesi in giro per l'Abruzzo, e speriamo che da questa prima partenza si possa creare sempre di più, sempre meglio, un sistema, una rete di promozione delle tante attività regionali che poi possano anche esplodere a livello nazionale e oltre. Al taglio del nastro è il sindaco di Pescara Carlo Masci, il primo festival delle birre artigianali. Sì, io vengo molto volentieri a tutte le iniziative che si organizzano a Pescara, e qui siamo al porto turistico, che è una grande vetrina non soltanto per Pescara ma per tutto l'Abruzzo, e quindi sono venuto all'inaugurazione di questo festival delle birre d'Abruzzo perché a Pescara c'è una vivacità incredibile, in Abruzzo altrettanto, sulla produzione di birre artigianali che alimentano un mercato che oggi sta crescendo sempre di più, soprattutto in favore dei giovani che sono molto interessati a queste birre artigianali. Emiliano Di Matteo, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura in seno al Consiglio regionale. Anche questa manifestazione si lancia un messaggio importante, quello del bere consapevolmente. Assolutamente sì, è previsto anche nella legge questo aspetto e io l'ho fortemente voluto evidenziare sia nella norma che anche nella campagna di presentazione di questa iniziativa. Noi vogliamo sicuramente incentivare la produzione e la promozione della nostra birra, così come facciamo con il nostro vino, nella consapevolezza che però parliamo di bevande alcoliche, così come anche gli altri alimenti o bevande devono essere assunte in modo consapevole e moderato. La nostra l'abbiamo definita la regione del benessere, è una regione che produce eccellenze enogastronomiche in cui c'è una qualità di vita straordinaria, però anche abituare fin da piccoli gli abruzzesi a un corretto stile di vita, a un corretto utilizzo di alimenti e bevande, credo che sia un'operazione corretta da fare, che le istituzioni debbono incentivare e sensibilizzare. La presenza dell'Istituto De Cecco va anche in questa direzione, quindi un'eccellenza scolastica del nostro territorio, però ecco, ripeto, in un ambito in cui festeggiamo la birra artigianale, la promuoviamo, la degusteremo, credo che sia giusto anche ricordare a tutti, a partire da noi stessi, che un uso moderato e consapevole di birra e vino aiuta a vivere, perché vanno bevute, sono alimenti importanti e anche salutari nel giusto utilizzo e nella giusta quantità.
Dottoressa Elena Xicco, direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, nel convegno che si è appena concluso lei ha sottolineato anche l'aspetto degli incentivi per le aziende. Sì, ci sono importanti opportunità per le aziende, mi riferivo in particolare alla produzione della birra agricola, dove appunto le aziende devono utilizzare il 51% delle materie nell'ambito di quello che producono e ci sono importanti incentivi, soprattutto per esempio per gli investimenti di trasformazione e commercializzazione che sono finalizzati al rafforzamento della filiera. Soprattutto sono molto importanti le filiere corte e identificare il prodotto con il territorio della Regione Abruzzo. E poi sono previsti anche incentivi, bandi specifici per le attività connesse all'attività agricola e nell'ambito appunto delle attività connesse c'è anche quella relativa alla produzione di birra agricola. Quindi c'è differenza fra le birre agricole e le artigianali? Esatto, la birra agricola, la produzione di birra agricola è un'attività afferente connessa a quella appunto dell'agricoltura, per cui c'è la possibilità di accedere ai finanziamenti e bandi del Dipartimento dell'Agricoltura. Mi riferisco naturalmente alla programmazione dello sviluppo rurale 23-27 che è già entrata diciamo nel vivo. Tra l'altro è previsto l'incentivo per investimenti di trasformazione e commercializzazione abbinati con gli strumenti finanziari, perché vogliamo agevolare l'accesso ai finanziamenti per quelle aziende che hanno una maggiore difficoltà a reperire la quota che è a loro carico, detta quota di cofinanziamento privato. Antonio Morganti, direttore generale di ARAP, questa è insomma un'altra bella sfida per voi. Continua lo sforzo di ARAP proprio per la promozione sia interna che internazionale dei prodotti e delle eccellenze abruzzesi. Ricordiamo anche il vostro impegno nell'internazionalizzazione, sì, ma anche proprio andando direttamente all'estero con i prodotti abruzzesi. Sì, esatto, noi cerchiamo di occuparci dell'Abruzzo a 360 gradi, dell'Abruzzo produttivo, quindi dalle imprese che fanno energia alle imprese che fanno produzione e alle imprese che fanno food. È un pezzo importante della nostra economia che vale oltre il 10% del PIL, quindi dobbiamo occuparci anche di questo settore, lo stiamo facendo anche con risultati importanti, perché poi quello che conta sono i numeri. Abbiamo contratti dal 2020-21 che abbiamo iniziato questa attività di oltre 10 milioni di euro, quindi questo è comunque prodotto interno lordo per l'Abruzzo che ha un significato importante. Poi in un settore come quello dell'agri-food, dove agri-food significa anche cultura, quindi esportare anche la cultura della nostra regione. Gianni Cordisco del CDA di ARAP, questo è un altro momento proprio per valorizzare, in questo caso le birre artigianali, ne sono diversi in Abruzzo i produttori, però qui ce ne sono 8 che hanno risposto subito all'iniziativa. Sì, stiamo facendo questa cosa inedita un po' per questa nostra azienda regionale delle attività produttive che nasce dall'internazionalizzazione e che oggi accompagna a quello che già facciamo e che conosciamo di questa regione, che è il vino e i prodotti di cui siamo già esperti, anche questo pezzo nuovo. E la birra è un elemento che valorizzerà anche sul mercato internazionale e quello nazionale questa regione. Questa regione si caratterizza da sempre per il connubio tra l'industria e il benessere delle aree verdi e di quello che c'è di buono. E questo che noi facciamo in questo tempo nuovo anche per la storia delle industrie è esattamente questo, quindi abbinare ciò che facciamo nelle aree industriali e anche ciò che c'è fuori dalle aree industriali, perché immaginiamo e promuoviamo un Abruzzo che sia sostenibile sia sotto il profilo delle eccellenze industriali ma anche sotto il profilo delle eccellenze agroalimentari, e questo è lo scopo di oggi. Romeo Ciamichella, responsabile internazionalizzazione di ARAP. Questo è un altro dei progetti che voi portate avanti per promuovere fuori dall'Italia i nostri prodotti. Come vengono percepiti oggi? Beh, oggi vengono percepiti sicuramente meglio rispetto a qualche anno fa. L'idea nasce insieme all'assessorato dell'agricoltura da Expo Dubai 2020. Da lì abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione del marchio Abruzzo, che a cascata poi ha portato aziende ad essere più efficaci sia nella proposizione commerciale ma anche nelle dinamiche di apprendimento e di sviluppo dei mercati. Abbiamo da poco chiuso un corso che è stato erogato a 40 aziende che adesso hanno variabili in più per essere efficaci all'estero. Nel mentre abbiamo installato una piattaforma di brand mention
Business Analysis, che continuamente monitora la percezione del marchio Abruzzo. Carlo Paolini, referente per l'Abruzzo e Molise di Union Birrai. Qual è la differenza fra birra artigianale e birra industriale? Ma sicuramente esiste anche una norma di legge che indica precisamente che qual è la differenza. La cosa più importante è sicuramente il fatto della pastorizzazione, cioè significa che le birre artigianali sono comunque vive, non vengono appunto pastorizzate, che è un sistema per appiattire, diciamo così, fra virgolette, la birra, ma soprattutto stiamo parlando di ingredienti di un certo livello, nel senso, come qualsiasi ricetta artigianale, c'è un'attenzione da parte dei birrai, in questo caso, ma di tutti gli artigiani, alle materie prime, a quello che poi l'utente finale, il consumatore, potrà bere e quali saranno le sue sensazioni in bocca. Per cui questa è la grande differenza. Sul lato industriale, diciamo, l'obiettivo è quello di avere una continuità di gusto. Dovunque sia nel mondo deve avere lo stesso aroma, lo stesso gusto, è diverso, diciamo. Ma conosciamo i protagonisti di questo Festival della Birra Artigianale. Partiamo da Michael, la sua azienda è a Pretoro e possiamo dire che questo è il birrificio artigianale il primo nato. Sì, è proprio il birrificio nato 2008 in Casali e noi spostato a Pretoro 10 anni fa. È bella storia perché quest'anno noi fai celebrazioni 15 anni, 22 dicembre proprio presso Pretoro. È bella festa, bella celebrazione perché noi più vecchio di tutti gli altri birrifici in Abruzzo. In provincia dell'Aquila incontriamo il signor Luca qui al Festival della Birra Artigianale. Salve, sono Luca, birraio del birrificio Beer Park a Fossa, l'Aquila. Ci occupiamo di birre tendendo sempre a dare un valore al territorio in cui ci troviamo. Abbiamo qui una selezione di birre, una delle quali è la Riccio, birra fatta con le castagne in onore della festa di Sante Marie. E continuiamo con tante altre linee come l'utilizzo anche dell'elicriso o altre peculiarità del nostro territorio abruzzese. E non possiamo che provare questa birra. Riccio, birra alla castagna, adesso la versiamo. Bene, abbiamo fatto provincia di Chieti, provincia dell'Aquila, provincia di Pescara e siamo con Melania. Buongiorno, sono Melania Chiappini, sono la titolare del birrificio Golden Rose che ha sede in Pianella. Siamo un birrificio agricolo con la caratteristica di partire a far birra dalla semina dell'orzo, quindi avendo poi come risultato il nostro malto Pils con cui poi elaboriamo tutte le nostre diverse tipologie di birra. Un bel tour tra le province abruzzesi, siamo in provincia di Teramo col signor Mario che ci presenta l'azienda che si trova dove? Allora, noi siamo di Campli, è un piccolo birrificio, siamo agricoli, quindi significa che l'orzo è di produzione nostra, lo facciamo maltare ad Ancona, dal Cobi e poi lo riprendiamo e lo lavoriamo e facciamo il nostro prodotto. Siamo probabilmente uno dei più piccoli qui perché abbiamo una sala cotte molto piccola, però adesso sono 7-8 anni che stiamo siamo sul mercato. Esatto. Che birra ci fa provare? Faccio provare una Dunkel, che è l'ultima birra di nostra produzione. L'ultima nata. E continuiamo a conoscere questi birrifici, abbiamo il signor Orazio. La mia azienda, allora, la birra si chiama BAG, che è l'acronimo di Birra Agricola Gorianese. Però la società, noi siamo una società agricola, si chiama Società Agricola Montana. Goriano Sicoli, provincia dell'Aquila. Siamo intorno a poco meno di 800 metri di altitudine, dove l'orzo cresce particolarmente bene. Quale birra ci propone in questo nostro giro di degustazione? Allora, noi essendo, diciamo, alla base di partenza un'azienda cerealicola, vorrei farle assaggiare una birra di cereali, che sarebbe una birra di Solina, nella quale birra c'è presente una percentuale abbastanza alta di solina cruda non maltata. E allora non possiamo che assaggiare. Certo. Ed eccoci nello stand di Luca che ci presenta il suo birrificio. Salve a tutti, noi siamo il birrificio Pescepalla, ci troviamo in provincia di Chieti a Giuliano Teatino e siamo contenti di essere qui con tutti gli altri colleghi per questa manifestazione.
Il vostro è un birrificio artigianale? Sì, siamo un birrificio artigianale, abbiamo una produzione limitata ma ben curata. E che birra ci propone? Una spiced alla genziana, è una birra fatta con radici di genziana in collaborazione con un liquorificio ed è molto caratterizzata e caratterizzante. E in questo stand troviamo Massimiliano. Buongiorno, noi siamo un birrificio Marsas e ci troviamo ad Avezzano. Quali birre state proponendo? Noi oggi proponiamo di più una biondina, una cream ale ad bassa gradazione alcolica di 4,5 gradi. È una birra beverina molto gustosa per un piatto come una pizza. E concludiamo il nostro giro di degustazioni con il signor Pasquale. Salve, noi siamo un'azienda agricola della provincia di Teramo, nel comune di Atri, e produciamo le nostre materie prime quali orzo e luppolo che poi trasformiamo presso i birrifici locali nelle nostre birre che questa sera avete l'occasione di assaggiare qui alla conferenza. Perfetto, qual è che la birra insomma che ci propone? Visto che produciamo le materie prime, noi questa sera abbiamo portato due birre che sono state realizzate con il luppolo fresco, non essiccato. Appunto, da coltivatori di luppolo possiamo permetterci di utilizzarlo proprio fresco, non essiccato, e fare queste due tipologie di birra, che sono una stile saison belga, invece un'altra una pale ale inglese. Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero e Turistico De Cecco di Pescara, l'impegno della scuola nella formazione ma anche nella promozione turistica dei prodotti enogastronomici abruzzesi. La formazione io credo che abbia veramente un ruolo strategico nella valorizzazione del turismo della birra, che è un aspetto del turismo enogastronomico. Si tratta di un turismo che va sicuramente valorizzato perché ha delle potenzialità enormi, come dimostrano i tantissimi birrifici, anche piccoli, i micro birrifici che stanno nascendo in tutta la regione ma anche in tutta Italia. E allora la formazione io direi che è un compito fondamentale. Si tratta di creare delle figure competenti, delle figure specialistiche che abbiano la capacità non soltanto di promuovere il prodotto birra, ma che abbiano la capacità, io direi, di creare degli itinerari turistici che hanno il loro focus principale proprio a partire dalla birra. E qui sono con alcuni studenti dell'Istituto Alberghiero De Cecco impegnati in questo Festival della Birra. Voi di cosa vi state occupando? Noi oggi ci occupiamo del servizio di sala e del cookie show. Invece voi? Noi dell'accoglienza siamo qui per un convegno. Benissimo, quindi impegnati, però volete anche lanciare messaggi importanti, soprattutto per i giovani che seguono, che ci stanno seguendo. Se devi guidare non devi bere. Il messaggio sicuramente è che molti di noi sono giovani, altri maggiorenni. Sì, è bene divertirsi, ma farlo anche in maniera responsabile. È importante bere prima di guidare in maniera responsabile e soprattutto di qualità.